Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io Bufu ed oggi vi porto un commentary dove parleremo ovviamente dei videogiochi, ma di uno in particolare, il nostro gioco del cuore. Ebbene sì, perché ognuno di noi ha un gioco preferito, un gioco che ci ha fatto innamorare e che dopo tanto tempo ancora ci fa divertire. Il gioco che non mi stanca mai fa parte di una saga, ossia quella di Gears of War, in particolare il secondo capitolo. Ebbene sì, perché io ho conosciuto l'Xbox grazie a Gears of War 2, con i suoi bug, lag e difetti, ma è pur sempre il mio gioco preferito. Beh, bisogna dire che un gioco, per essere il nostro preferito, a volte non ha bisogno di particolari qualità e caratteristiche. Infatti, molti di noi si sono innamorati di giochi che a volte hanno caratteristiche molto inferiori ai giochi di ultima uscita. Ebbene, forse è proprio questo il loro punto forte, perché a volte i giochi con qualità più basse hanno un gameplay più frenetico e quindi che riesce a prendere il giocatore e trasportarlo nel mondo del gioco a cui appunto sta giocando. Un esempio potrebbe essere il famoso Spyro o Crash Bandicoot, i giochi che tutti noi nella nostra infanzia hanno provato almeno una volta e dopo solo una partita sono stati, come dire, ipnotizzati dai colori, dal gameplay, dalla modalità di gioco. Io personalmente penso che tutti dovrebbero provare ogni tipo di gioco, che sia un GDR, un FPS, un MMORPG, un RPG, appunto perché il mondo videoludico, essendo molto vasto, ci lascia con inaspettate sorprese. Per esempio, i free-to-play a volte vengono scartati a prescindere, proprio perché, essendo gratuiti, molte volte i giocatori pensano che siano stati fatti con i piedi, ma non è proprio così. Ci sono vari aspetti dei free-to-play che sono ottimi. Uno appunto è il fatto che nonostante siano gratuiti, sono comunque ben fatti ed originali. Io personalmente preferisco un gioco con una qualità grafica più bassa, ma con un gameplay che ti faccia entrare proprio nel personaggio. Il secondo punto forte che deve avere il gioco deve essere la storia. Sì, perché deve avere una campagna non troppo lunga e né troppo corta, come hanno imparato a fare ormai tutti gli sviluppatori purtroppo. Infatti la campagna deve essere molto travolgente affinché un giocatore possa prendere la campagna come obiettivo principale e non secondario. Infatti molti di voi come me, appena comprano un gioco, molte volte si gettano a capofitto nella modalità multigiocatore, lasciando la campagna all'ultima scaletta del podio, che poi alla fine è una cosa che ormai facciamo tutti, dato che le campagne dei videogiochi che acquistiamo sono molto scadenti. Il terzo ed ultimo punto che rende un gioco il nostro gioco preferito, che arriva per noi quasi a toccare la perfezione, è sicuramente il comparto sonoro. Volevo mettere le soundtrack di Halo, quelle di Mass Effect, quelle di Gears of War. Sono soundtrack che a volte riescono anche ad emozionarti, e sono appunto questi tre punti che messi insieme riescono a prenderci talmente tanto da non riuscire a farci togliere quel determinato gioco dalla nostra testa. Ed il vostro gioco preferito qual è? Lasciate un commento qui sotto facendomelo sapere. Io vi lascio qui e vi do appuntamento ad un prossimo video di Xbox Italia. Vi ricordo di lasciare un voto e di iscrivervi al canale. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!